La più piccola camera al mondo, la migliore camera 360 per azioni action. Ma andiamo per gradi. Circa un mese fa vengo contattato da Insta360, la quale mi chiede se sono interessato a testare un loro prodotto. Io come sempre rispondo che sono onorato, ma che al tempo stesso non voglio vincoli in merito, nel senso che voglio poter fare e disfare qualsiasi cosa per testare il loro prodotto. Loro mi rispondono che non ho nessun tipo di vincolo e che posso poter dire e fare qualsiasi cosa per dimostrare quello che effettivamente valgono. Questa cosa, ragazzi, l'ho apprezzata veramente molto, perché questa è la dimostrazione che è un'azienda che crede nel proprio lavoro. Partiamo dalla piccolina. Ho accorpato questi quattro prodotti perché dal mio punto di vista è il pacchetto completo per ottenere le migliori performance dalla camera. Ma ora, senza farvi perdere tempo nell'unboxing, vi mostro cosa c'è all'interno. Questo è il case nel dettaglio, si presenta molto bene, ovviamente piccolino, color grigio, in tessuto, logo Instago2, se interessati lo trovate all'interno della confezione carry case. Ma andiamo ad aprirlo. All'interno troverete spazio per tutti gli adattatori, andando in ordine: l'adattatore con il classico attacco vite da un quarto, adattatore con il classico attacco stile GoPro, altro adattatore con attacco stile GoPro ma per azioni più action, perché in briglia ingloba la camera. Se interessati, questi adattatori li trovate nella confezione Mount Adapter insieme a alcuni supporti per ancorarli. Tutto quello che vedete invece lo trovate nella confezione Insta360Go2. Entrando nel dettaglio, molto interessante è questo supporto, che poi ve lo mostro perché l'ho utilizzato nel casco. Altrettanto interessante è questo supporto perché nella parte bassa ha un adesivo che può essere riutilizzato perché è lavabile. Inoltre, nella parte posteriore del case trovate spazio sotto questa retina per un altro supporto e un ciondolo che serve per inserirlo sotto una t-shirt perché la camera è magnetica, poi ve lo faccio vedere. Trovate spazio per il cavetto che serve per ricaricare la camera ma al tempo stesso per trasferire i dati, e per completare il pacchetto che vi ho fatto vedere all'inizio trovate anche spazio per due lentine, cosa molto molto interessante perché la camera ha la possibilità di cambiare le lentine se lo utilizzate per azioni veramente action. Magari un sassino o qualcosa può rigare la lente, quindi è molto importante poterla cambiare. L'ho lasciata alla fine, ma questo è il cuore pulsante, ovvero il cofanetto dove all'interno si trova la Insta360Go2, che ora vi faccio vedere da vicino. Senza tanti giri di parole, quello che i tecnici della Insta sono riusciti a inserire su questo prodotto è veramente pazzesco. Partendo dal case esterno, si presenta in questa maniera: piccolissimo, leggerissimo, tutto arrotondato, lo potete tranquillamente infilare nella tasca dei pantaloni e dimenticarvelo, materiale plastico ma comunque ben solido a tatto, cerniera in alluminio, chiusura magnetica, presa USB di tipo C per trasferire i dati e ricaricare il tutto, attacco da un quarto per i selfie stick, addirittura due gambe per trasformare il case in un treppiede. Ma la vera follia la troviamo all'interno: un connubio tra semplicità di utilizzo e versatilità. Perché dico semplicità di utilizzo? Nel case trovate questo schermino dove ci sono tutte le indicazioni di base, quelle che servono, e due soli tasti, tasto rec e tasto funzione. Come aprite il case? Nello schermino compare la scritta press to connect, basta premere il tasto funzione, attendete qualche secondo, la camera vibra e il case si collega alla camera. Con il tasto funzione potete andare a cambiare le impostazioni, quelle che vi servono: foto, pro video, time shift, time lapse, eccetera eccetera. Una volta che avete selezionato la vostra impostazione, con il tasto rec potete far partire la registrazione e scattare una foto, perché il case diventa un telecomando per la camera. Sì, avete capito bene, un telecomando, perché la camera si può scollegare dal case, è collegata tramite un magnete. Questa è un'altra peculiarità che a me, ragazzi, fa impazzire. Comunque, la super follia la troviamo nella camera. Camera, ragazzi, di queste dimensioni. Sottilissima, leggerissima, solo 27 grammi, ma questa camera ha praticamente tutto: impermeabile fino a 4 metri, registra l'audio perché ha un microfono nella parte alta, ha una memoria interna, potete sceglierla tra 32 e 64 giga, ha una batteria interna, ha addirittura un tasto funzione nascosto perché potete far partire la registrazione tramite questo tasto qua. Vedete il LED, è partita la registrazione. Una volta che la batteria sia finita, potete reinserire la camera nel case e il case si trasforma in un power bank e ricarica il tutto. Ragazzi, andrei avanti per ore perché mi sono letteralmente innamorato di questa tecnologia. Però
Detto ciò, fra tutti questi 1000 plus ci sarà qualcosa che non è proprio il massimo. Perché qualcosa la deve pure avere questa telecamerina qua, altrimenti sbaraglierebbe la concorrenza. Sapete benissimo che negli ultimi 2-3 anni mi sono soffermato sul brand GoPro. Per tutte le scene girate in moto utilizzo una GoPro Hero 9-Hero 10. Apro una parentesi, nel corso degli anni le ho utilizzate tutte le action cam di brand diversi, dalla Sony X3000R, dalla DJI eccetera eccetera. Sono tutte ottime action cam. Mi sono soffermato sul brand GoPro per avere lo stesso brand e non dover ricorrere alla solita color correction in post produzione. Ma tornando all'ultima annata in casa GoPro, la Hero 10 ha una risoluzione massima di 5,3K a 50 fps. Questa piccolina qua raggiunge 2,7K a 50 fps. Ma in soldoni, in pratica, questa differenza di numeri come viene restituita al video? Cioè, nel senso, nel video si percepisce o non si percepisce? Per saperlo, l'unica cosa che possiamo fare è testarle e metterle a confronto. Quindi tolgo l'abbigliamento casual, vado ad indossare il nuovo completo Rucca Stretch Eye che testeremo bene per il viaggio in Africa, completo top di gamma per il caldo, non so da voi ragazzi, ma qua da me ci sono 40 gradi, sto trasudando, ma a parte questo, saliamo in sella e vediamo come si comportano le due action cam, perché nelle clip in alto a destra inserirò la dicitura GoPro Hero 10 o Instago 2 per farvi capire con quale camera è stata girata quella clip. Comunque, tornando al discorso della calamita, questa cosa a me fa impazzire perché, per esempio, il ciondolo lo potete utilizzare per attaccare la camera in questa maniera, ma tutti i supporti hanno la calamita. È di una versatilità disarmante. Ma ora basta chiacchiere e saliamo in sella. Andiamo ragazzi. Veloce cambio di location, iniziamo con la piccolina, la prendiamo e la infiliamo nel supporto del casco. Basta premere il tasto per connetterla. È connessa, ha vibrato. Impostazione Video Pro 1440 2,7K a 50 fps. Rec e si va ragazzi. Condizioni difficilissime perché contro sole, quindi vediamo anche con l'esposizione come si comporta. Con l'occasione facciamo un giro nelle colline vicino casa, vi mostro le mie zone. Al volo la tolgo dal casco e la inserisco sopra al paramano. È calamitata, quindi si aggancia da sola. Si arriva ragazzi! Con l'occasione potete vedere la differenza tra questa camera qua, che è la GoPro Hero 10 con qualità 5,7K a 50 fps, e la piccolina, la Instago 2 con qualità 1440, quindi 2,7K e 50 fps.
Ora contro sono entrambe. In entrambe c'è la funzione dell'orizzonte perfettamente in piano. Mi sento leggermente osservato, leggermente. Ho l'ansia di chi guida la moto per la prima volta. Cambiamo ancora, la posizioniamo sotto ai faretti. Cambio supporto in maniera molto rapida. Come detto, con la versione Video Pro non dovete preoccuparvi se la camera è messa in questa maniera o in questa maniera. Lei riprenderà sempre in orizzontale nella giusta posizione. Ecco l'altra posizione. Si arriva, ragazzi, la dura vita del vlogger. Anche perché in quella zona, attaccata su una plastica sotto al fanale, ci sono parecchie vibrazioni, quindi vediamo se la stabilizzazione Steady Flow fa il suo sporco lavoro. Altra caratteristica interessante, capire sulla mia pelle se il magnete tiene abbastanza bene nonostante le vibrazioni. Andiamo a vedere se la camera è ancora là avanti. Fortunatamente ancora c'è e ancora sta registrando. Si capisce dal LED bianco che lampeggia. Altra caratteristica interessante, sembra una banalità, ma col fatto che sia magnetica è molto versatile, perché in qualunque punto trovate il metallo, tipo il serbatoio della moto, potete tranquillamente appoggiarla e bloccare. Ora la lasciamo sul casco. Spero di non avervi annoiato più di tanto, in quanto ho fatto scorrere molto a lungo le immagini, ma mia intenzione era farvi vedere le differenze tra le due camme, nei cambi di direzione, nei cambi di luce, nella stabilizzazione. Altra cosa molto interessante era capire se questo sistema funziona in relazione alle vibrazioni provocate alla moto e all'alta velocità. All'inizio devo ammettere che avevo un po' paura che la telecamera fosse volata via, però dato che dobbiamo testare ho voluto rischiare. Vi posso dire che questo sistema funziona alla grande, la possibilità di passare da un supporto a un altro con 2 secondi. Ma ora passiamo alla sorella maggiore, la Insta360 One X2, perché questa dal mio punto di vista è la migliore cam 360 per uso amatoriale. Questa cam, ragazzi, non la conoscevo, l'ho utilizzata da circa 20 giorni a questa parte, non pensavo che si potessero fare delle cose di questo livello con questa camera, e grazie a software che avete in uso gratuito, nel senso, se andate sul sito della Insta potete scaricarlo gratuitamente, Insta Studio, ragazzi, un software da fare i complimenti a chi l'ha pensato, perché gira benissimo, non si impunta, è facilissimo a usare, ti dà la possibilità di essere dei veri e propri registi. Con questa camera, ragazzi, è come avere un set cinematografico a bordo moto. Poi vi faccio vedere i due brevetti, cioè, diciamo, un brevetto, perché una funziona dalla grande, l'altro diciamo che doveva funzionare ma per un cambiamento in corso d'opera alla fine si è dimostrato che non è proprio il massimo. Ma ripeto, ci fermiamo qua, rimetto l'abbigliamento da moto, andiamo a fare un giro e andiamo a testare questa camera qua. La clip che vi mostrerò è stata girata interamente con questa camera, anche l'audio scaturisce da questa camera e il montaggio l'ho fatto con Insta Studio. Vi posso garantire che è stato un puro divertimento.
Altra cosa che vi devo dire, molto interessante, è che questa camera registra 5,7K, ma registra 5,7K una sfera. Capite benissimo che quando voi da quella sfera tirate fuori una porzione, è come se andate a fare un crop di una foto, un crop di un video, perderete in qualità. Ma tornando al discorso precedente, quello che effettivamente vedrete come risoluzione lo vedrete tra poco, perché ritorniamo in sella. Andiamo ragazzi! È arrivato il momento di passare alla sorella maggiore, la Insta360 One X2. Con l'occasione sto registrando con la Insta V2, così vedete la qualità dell'immagine quando siamo fermi e anche come si sente l'audio senza il rumore del vento. E nel frattempo avvitiamo la bestiolina al selfie stick. Andiamo a vedere cosa ne viene fuori. Per accenderla basta premere questo bottone. Lampeggia rosso, quindi significa che sta registrando. Un'altra prova con il selfie stick, quello lunghissimo nella parte posteriore, questo qua. Avvitiamo l'Insta, la solleviamo per un'altezza di circa 2 metri. Guardate quanto è in alto. Per il canale questo è altro, ma facciamo attenzione, con molta calma. Ovviamente quello che tengo a dirvi è di non trasformare le vostre moto in dei veri e propri set cinematografici, o perlomeno se volete farlo, di farlo in determinati contesti, perché la sicurezza vostra, ma soprattutto quella degli altri, deve venire prima di tutto. Detto ciò, questo è il brevetto di cui vi parlavo. Selfie stick di lunghezza media, sempre casa Insta, molto molto resistente, leggerissimo, 147 grammi, e mount sempre casa Insta, che trovate all'interno di questa confezione Motorcycle Mount. Anche questo ve lo straconsiglio perché molto resistente, molto versatile, si sgancia facilmente, poi ha una doppia sfera, quindi è facile trovare la giusta inquadratura.
A tutto questo ho aggiunto un supporto di casa Francesco che serve per dare più consistenza, perché ho visto che se la camera è ferma le riprese vengono meglio. Ma ora ci spostiamo da questo brevetto per passare a quello posteriore, perché anche l'altro sembrava che andasse bene, cioè è andato sempre bene, ma poi alla fine sono andato a fare una modifica e quella modifica è stata devastante. Andiamo a vederla insieme. Questo è l'altro brevetto, già l'avete visto nella clip, selfie stick sempre di casa Ista, pazzesco perché lungo 3 metri, in carbonio, leggerissimo ma al tempo stesso molto resistente, brevetto di cui vado molto fiero perché ho fatto delle riprese allucinanti, l'ho stratestato, ha funzionato alla grande. E come l'ho ancorato? Nella parte bassa ho utilizzato un adesivo, classico adesivo della GoPro, poi vista la lunghezza, quindi vista la leva, ho pensato nella parte alta di rinforzarlo, questa volta non utilizzando un adesivo ma bensì un adattatore come questo, classico adattatore GoPro per i treppiedi, dove sotto ci sono due filettature. Quindi ho forato la valigia e ho lasciato uno spazio tra l'adattatore e la valigia di circa 1 mm, in maniera tale che questa fascetta che vedete di colore rosso passa tra le due filettature e al tempo stesso mi tiene stretto il selfie stick. Ho anche aggiunto una fascia in neoprene per diminuire le vibrazioni. Non contento al 100% perché cercavo una soluzione più versatile, nel senso che volevo una soluzione che in viaggio potevo tranquillamente sganciarla con facilità, utilizzare il selfie stick e riagganciarlo con facilità. In questo caso per sganciarlo dovevo tagliare la fascetta con le forbici. Quindi ho avuto la brillante idea di dire: metto quelle classiche fascette che hanno il bottoncino che possono essere riutilizzabili. Ve le faccio vedere. Queste fascette qua, vedete questo pirolino? Quando voi la chiudete, la fascetta stringe, ma al tempo stesso, se premete il pirolino, potete sganciarla e quindi riutilizzarla. Molto fiero di questa soluzione, vado a fare il giro per la bella copia del video. Mi spiego meglio. Questo sistema l'ho stratestato, ma ragazzi, voi non lo vedete nel video, ma per creare questi contenuti bisogna un po' provarle le cose, ci dedico veramente tantissimo tempo, e l'ho stratestato con pantaloncini corti, maglietta a maniche corte, non me ne vergogno, lo dico, perché partivo, poi tornavo, poi lo sistemavo, poi cambiavo. Quel giorno che ho visto che funzionava, per fare la bella copia del video, indossato l'abbigliamento Rucca, per fare tra virgolette il figo, fare tutto il preciso, cosa ho fatto? Ho cambiato la fascetta rossa con queste fascette qua. Scelta mai più sbagliata, non potevo farla. Perché queste fascette cosa hanno fatto? Innanzitutto non tengono, lasciandomi passare il termine, no, non lo dico, non tengono nulla. Ma poi, forse, quel pirolino, ve lo faccio vedere nel dettaglio, la fascetta che ho ritrovato. Vedete cosa è successo? Il pirolino deve essere così. Io l'ho ritrovato in questa posizione. In questa posizione significa che la fascetta si è aperta. Come diceva il buon Archimede, datemi una leva e vi solleverò il mondo. Se tolgo la fascetta, con una leva così lunga, cosa può succedere? Ve lo faccio vedere in diretta perché dovete soffrire come ho sofferto io. Con le forbici taglio la fascetta, quindi simulo quello che mi è successo. In questa maniera, con una leva lunga, che era di circa 2 metri, a circa 40-50 all'ora, ho preso una buca, ho sentito un colpo ed è successo questo. Chiudo il video qua lasciandovi immaginare i pensieri che frullavano dentro la mia testa dopo aver sentito quel clack, anche perché fuori si sta facendo notte e qua dentro c'è un caldo allucinante. Comunque queste sono customizzazioni un po' particolari, le abbiamo voluto portare un po' al limite. Hanno funzionato alla grande, prima di aver cambiato la fascetta avevo fatto delle riprese spettacolari. Ovviamente questo selfie stick non è pensato per questa cosa, ma comunque se utilizzato con cognizione di causa, nel senso un po' come sulle ricette da cucina, mettere sale quando basta, se voi lo alzate fino a un certo punto, magari nella parte inferiore dove è più larga, quindi più resistente, e se la strada non è molto dissestata, vi posso garantire che tiene alla grande questo sistema. E al tempo stesso, altra cosa che tengo a dire, nonostante la caduta, il selfie stick, essendo in carbonio, sembra ancora come nuovo, è leggermente rigato qua. E altra cosa molto importante che ancora non vi ho mostrato, l'Ista 360 One X2 a livello hardware ancora funziona come se fosse nuova. Materiali di fascia veramente alta. Ora ve la faccio vedere nel dettaglio. L'impatto ha rigato l'ottica, il colpo più grande l'ha ricevuto in questa zona, nell'altra parte l'ottica ha avuto un danno ancora maggiore, ma nonostante tutto parliamo di un corpo in alluminio, parte esterna gommosa. Ragazzi, questa è caduta a circa 50 km/h
e nonostante tutto, se ovviamente le ottiche avessero avuto una protezione, questa camera, ve la faccio vedere, accendiamo in diretta, funziona come nuova, l'ho anche collegata al telefono e a livello hardware funziona alla grande. Assemblaggio e cura dei materiali veramente di altissimo livello. Ragazzi, questa è la vita, io come sempre cerco di condividere tutto, nella gioia e nel dolore, nel caso specifico più dolore che gioia, comunque ci sarebbero tantissime altre cose di cui poter parlare, tra cui l'applicazione che funziona veramente bene, praticamente con un cellulare e una camera del genere potete fare con facilità dei video spettacolari, ma ripeto, su questa cosa ci farò un video dedicato. Se invece siete intenzionati all'acquisto di un prodotto del genere, vi lascio dei link personalizzati nella descrizione del video. Se acquistate tramite quel link, voi avete un oggetto in regalo in relazione al prodotto acquistato, ma sempre per la massima trasparenza, se acquistate tramite quei link a voi non cambia nulla e io avrò una commissione del 5% per supportare il canale. Altra cosa che tengo a dirvi, valutate l'Instant Care, praticamente una copertura totale da danni accidentali. Io vi dico che non tratterete questi prodotti come li ho trattati io, ma una banale caduta anche dalla sella della moto significa rovinare un prodotto che ha una cifra abbastanza importante. Vi ricordo che la Insta One X2 costa il listino circa 500 euro, la Insta Go 2 circa 300 euro, quindi avere una copertura totale per danni accidentali è da valutare. Per la Insta Go 2 costa 30 euro annuale, per la Insta One X2 sempre 49 euro per un anno. Fatemi sapere nei commenti se il video è stato interessante, io come sempre cerco di condividere quello che mi piacerebbe vedere per valutare un eventuale acquisto di prodotti del genere. Che dire ragazzi, noi ci rivediamo al prossimo video, Nerd Pippone, nel caso specifico è stato un super nerd, ma comunque spero sia stato piacevole. Ciao ragazzi! Baby.